Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi piccolo vlog pomeridiano di un'esperienza carina a Torino. Scopritela insieme a me. Dai, prima però un caffettino, va. Alla vostra. Che boom. Dove stiamo andando? A Torino. A fare cosa? A vedere Fabio Viale. È Fabio Viale? Te l'ho già scoperto. È un artista moderno. Faccio la voce narrante. Ma la voce narrante. E diranno, ma chi è questa voce narrante? E chi è? Faccio il turista oggi. Turista per caso. Sì, da 21 anni. Ma sono venuto un sacco di volte, solo che sono. Tu non l'ho mai visto. Ma non è vero. Eccoci qua a Piazza Castello, addirittura d'arrivo. Incredibile. Desidero mostrarvi un incontro tra la vita e la morte, tra il sacro e il profano, tra il classicismo e i tatuaggi, realizzato con maestria da Fabio Viale. Benvenuti in Between. Iniziamo le danze con il torso Belvedere, realizzato in marmo bianco di Carrara. Il modello risale al I secolo a.C. e raffigura l'eroe Aiace Telamonio. Passiamo a Kuros, il modello è un frammento di una statua di centauro, che l'artista ha impreziosito con le ali dello stilista Marcello Burlon, giocando con il contrasto tra bianco e nero, luce ed ombra. Ed eccoci al celeberrimo Laocoonte. Differisce dall'originale, presente ai Musei Vaticani, per l'assenza dei due figli. Infatti l'artista sovrascrive nuovi valori attraverso l'asportazione di parti o attraverso i tatuaggi. Come non riconoscere il modello? L'opera si chiama Souvenir David, il passato che si fonde e si lega con i simboli del presente. L'ultima opera esposta fuori è Venus, il modello Afrodite di Milo, statua esposta al Museo del Louvre. Volevo un bel vaffanculo, invece no. Siamo beccati pure le ballerine. Visita i palazzi reali. Oh no. Fabio Viale omaggia Antonio Canova con la Venere italica, arricchita da un tatuaggio in stile giapponese su tutta la schiena. Questa stupenda sala accoglie Amore Psiche, quest'ultima impreziosita da tatuaggi provenienti dalla tradizione delle donne medio orientali, utilizzati per decorare il corpo il giorno delle nozze. L'abbraccio amoroso, emblema di conquista e salvezza. L'orica, una corazza in marmo rosa, raffigurante il busto di Fedez con i suoi tatuaggi, classicità e tribalismo metropolitano. Mostra pazzesca, tatuaggi sulle opere di Fabio Viale. Andiamo al secondo piano, non c'è nessuno, bellissimo. Bellissimo. Lasciatevi emozionare dalla Cappella della Sindone, straordinario capolavoro barocco di Guarino Guarini. L'opera si intitola Souvenir Pietà, il Cristo strappato dall'abbraccio della Vergine Maria.
consigliato a tutti il museo e il Palazzo Reale. Questa luce è pazzesca. Dopo si va a mangiare. Vi faccio vedere una bella pizzetta fatta bene. Che stai facendo? Sto editando il video di oggi. Ah! Ho un sacco fame. Quando è che alla fine sarà l'inizio? E andiamo a mangiare. Adesso, alzati. Andiamo.